una parte di Polifemo che intende occuparsi di tutela dell'occupazione, di tutela dei diritti dei lavoratori. Siamo a Taranto in via Medaglie d'Oro, proprio dinanzi al punto vendita Megagest. USB ha raccolto la protesta, i motivi di lagnanza dei lavoratori. C'è un insieme di ragioni, dalla mancata retribuzione dei festivi alla problematica dei corsi di formazione, appunto, che si svolgono non a Taranto e quindi a distanza di chilometri, presunti casi di sfruttamento nei confronti delle lavoratrici donne, insomma di tutto di più. Ne parliamo con Francesco Rizzo, come detto, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Sì, io la definirei un'azienda double face. Da un lato con la famosa fondazione da loro sponsorizzata, dall'immagine di un'azienda che fa beneficenza all'esterno, dall'altro all'interno i suoi organismi direttivi, alcuni funzionari hanno posizioni che vanno nettamente contro quella che è la logica delle fondazioni, quindi della beneficenza. Loro pretendono che la domenica le lavoratrici vengano a lavorare gratis, recuperando poi il riposo, fatto che tra l'altro il contratto prevede solamente in presenza di un accordo sindacale territoriale che a Taranto non esiste. Noi l'abbiamo fatto notare questo all'azienda, le lavoratrici si sono rifiutate di prestare il lavoro la domenica perché chiaramente hanno detto la domenica è fatta per stare con la famiglia, ma se dobbiamo venire ci dovete pagare perché noi veniamo, no, per guadagnare. Il risultato è stato che hanno incominciato con alcuni spostamenti coatti, dovuti anche al fatto che le lavoratrici si sono rifiutate di andare a fare i corsi di aggiornamento a 100-150 km di distanza, in cui l'azienda ti dice dalla sera alla mattina: domani mattina presentati a Molfetta, come se fosse dietro l'angolo, a una mamma lavoratrice, alle 6:30 devi stare a Molfetta, alle 7:30 devi stare a Molfetta per iniziare il corso di aggiornamento. Allora, abbiamo spiegato anche questo all'azienda. Peraltro le spese di spostamento sono appunto a carico. Il corso benzina l'azienda te lo dà e ti paga anche la giornata se sei intorno. Il paradosso qual è? Che loro sono lavoratori quasi tutti part time, il fatto solo di andare e tornare, praticamente tu ti bruci una giornata. Uno contrattualmente non è previsto che mi mandi a fare un corso a centinaia di chilometri di distanza, perché sarebbe molto più comodo organizzarsi, prendere una sala qui e fare i corsi in loco con i docenti. Invece loro pretendono che avvenga il contrario, rimborsano solamente la benzina, spesso e volentieri viene chiesto che durante le giornate di posi i lavoratori vadano a fare i corsi. Cioè è una situazione, come dire, assurda. Qui poi in questo punto vendita in particolare sono successe dei... Siamo in via Medaglie d'Oro a Taranto. Sono successi dei fatti, come dire, secondo noi... Incresciosi. Incresciosi perché durante il periodo natalizio, come dice, c'è stata una pressione pesante nei confronti delle lavoratrici e lì si è arrivato, come dire, anche alle minacce di spostamento che poi sono state, come dire, perpetrate. Però ripeto, anche qua, violazione del contratto, un'azienda che viola i diritti dei lavoratori, perché il contratto prevede che gli spostamenti debbano essere, come dire, per giustificato motivo. Quando tu mi trasferisci una lavoratrice dicendo che vuoi accrescere le sue caratteristiche tecniche, ma la lavoratrice faceva la bancarista qui, adesso la va a fare a Lama a 10 km, tu in realtà stai soltanto mettendo nella condizione una mamma lavoratrice, tra l'altro, con un bambino piccolo, di avere problemi allontanandola da casa, dal suo luogo, dal luogo in cui abita. Dunque USB, vediamo, prosegue appunto la capillarizzazione, la crescita di USB. USB è nata nell'Ilva, ora difende le categorie lavorative appunto anche nel privato. Sì, certo, questi sono lavoratori che per troppo tempo, come dire, hanno subito le angherie di aziende che poi alla fine, voi sapete, io seguo da anni la questione dei supermercati. Da qualche tempo ci siamo regolarizzati sulla questione orario, perché questi avevano anche il vizio di farti fare un sacco di ore e di pagarti, come dire, la metà delle ore che tu facevi. Quindi è una situazione, come dire, che ha bisogno veramente di un intervento. Anche qua ci sono i sindacati di facciata, perché in realtà sono presenti in azienda i sindacati, ma interventi, scioperi, azioni contro... Per esempio questa mattina solo voi ci siete, gli altri sindacati dove stanno? Le altre sigle dove stanno? Senti, io sono rimasto che qui addirittura c'era un dirigente aziendale
che era il figlio di un dirigente sindacale, di una sigla confederale. Questa era la fotografia qualche tempo fa di questa azienda. Quindi dal nostro punto di vista noi facciamo il nostro lavoro, i lavoratori hanno bisogno di aiuto e continueremo, come dire, a incalzare Megagest affinché si comporti da azienda seria. E siamo proprio qui a Taranto in via Medaglie d'Oro, dinanzi appunto alla filiale di Megagest, e vogliamo sentire dalla viva voce di alcune dipendenti appunto le doglianze, le motivazioni alla base di questa protesta. Allora, innanzitutto ci tengo a dire che il signor Pomarego, che è il nostro titolare, è una persona squisita, molto umile, infatti se è arrivato dove è arrivato è proprio grazie alla sua umiltà e al suo modo di lavorare e di andare incontro ai dipendenti e alle famiglie. È una persona che fa molta beneficenza e infatti noi ci chiediamo come mai accadono certe vicende, e sicuramente perché fra noi e lui ci sono dei collaboratori che lavorano in maniera diversa da come lavora lui. Ci sono delle stranezze, delle anomalie a quanto pare. Sì, perché comunque lui è una persona che ha dato e continua a dare lavoro ai giovani, alle famiglie, va incontro ai dipendenti, se può aiutarli li aiuta anche. Però ci sono alcune cose che purtroppo non vanno, e infatti questo sciopero di stamattina è proprio perché noi vogliamo dei chiarimenti. Ecco, siamo nel 2018. Ma assistiamo evidentemente a un sistema, forse l'espressione è forzata, ma comunque rende l'idea, schiavistico, a un sistema di sfruttamento, perché la domenica, il settimo giorno, il Padre Eterno si riposò. Ora io dico, nel momento in cui si lavora nei festivi, si lavora la domenica, beh, questo sforzo deve essere ripagato, deve essere compensato. Ciò, da quanto leggo, da quanto apprendo, non avviene o non avverrebbe. No, perché loro dicono che comunque si scende a lavorare e viene ricompensato, diciamo, con un giorno compensativo a casa, e poi ti danno giusto un minimo di retribuzione, ma il nostro contratto non prevede questo, in quanto se io devo scendere a lavorare la domenica mi deve essere pagato come straordinario festivo. E poi c'è la questione dei corsi di aggiornamento, è un bel travaglio. Un bello sforzo a 200 km di distanza, cosa che mi par di capire non viene adeguatamente compensata. Sì, ci sono state molte occasioni in cui alcuni dipendenti sono andati lì senza che venissero calcolate come ore lavorative. Quando noi ci siamo rifiutati di andare lì a Trani, ci volevano costringere: no, lei deve prendere il treno, deve andare per forza. Infatti io comunque mi sono sempre rifiutata e non ci sono mai andata. Sentiamo un'altra collega, cosa ha da aggiungere? L'altro problema sono chiaramente i trasferimenti in altri punti vendita. Nel momento in cui ci rifiutiamo di lavorare le domeniche, ne abbiamo pieno diritto perché comunque non ci vengono retribuite, ci rifiutiamo di partecipare ai corsi perché anche questi non vengono retribuiti, di conseguenza vediamo trasferiti in altri punti vendita perché loro ritengono, secondo me, che questa sia la giusta punizione. Vi siete rivolti ad USB, USB ha accolto il vostro grido di dolore. Sì, perché comunque mi rivolgo anche ai colleghi che oggi hanno ritenuto opportuno non scioperare. La paura è una brutta bestia. Perché credo che si faccia anche molta pressione psicologica, perché comunque ci sono anche delle piccole minacce, in quanto i ragazzi proprio per queste minacce hanno paura di perdere il posto di lavoro. Nel comunicato si è fatto riferimento a determinate forme di, tra virgolette, ritorsione a danno di chi non si è allineato sull'onda aziendale. Esatto, per cui molti sono rimasti oggi a lavorare, non hanno voluto scioperare proprio perché hanno paura di fare questo passo. Loro sono intimoriti proprio dagli atteggiamenti, dalle ritorsioni che possono subire. Noi apprezziamo il vostro coraggio, perché poi è giusto che nel 2018, lo ripeto, il sistema schiavistico non esista più. L'Italia è in teoria un paese civile, un paese democratico, però qui sembra di essere tornati a certi sistemi medievali. Ecco, un'altra lavoratrice.
Allora, io posso riportare la mia testimonianza personale, io mi sono rifiutata di scendere la domenica, io ho 3 figli, quindi per me è un grande disagio riuscire a scendere la domenica. Ho lavorato fino a prima di avere il 3° figlio, ho sempre dato la mia disponibilità. Purtroppo dopo il 3° figlio ho avuto un grande disagio, ho esposto il problema al direttore del punto vendita, dopodiché al capo area, ma la mia risposta è stata un'email di trasferimento presso il punto vendita di Ginosa. Quindi mi hanno messo nelle condizioni tale di dover dire per forza sì a scendere la domenica, altrimenti avrei un ricatto occupazionale. Esatto, esattamente, ho tutte le mail conservate che possono garantire questo che è successo. Io l'unico desiderio che ho questa mattina è proprio di poter far venire alla luce tutte queste cose che vengono fatte secondo noi di nascosto dal nostro presidente Cavalier Pomarico, che come diceva prima la collega è una persona veramente che noi stimiamo. E quindi vogliamo far venire alla luce tutte queste problematiche di queste persone che hanno abuso del loro potere e se ne vogliono approfittare, vogliamo svergognare proprio queste persone affinché venga alla luce la verità, tutto qui. C'è la solidarietà dei cittadini, dei consumatori che vanno a fare la spesa e che con una firma vogliono manifestare la loro vicinanza per la tutela dei diritti dei lavoratori. Certo, certo, perché sono veramente bravi ragazzi, sono dei lavoratori, sono molto affettuosi nel loro lavoro, insomma vediamo che sono molto disponibili, meritano di avere i loro diritti, secondo me. Certo. Siccome anche io sono un giornalista, ma io dico sono un giornalista fuori dal coro, dico sempre quello che penso e mi schiero nel momento in cui c'è da difendere una causa giusta, per cui sono qui ad apporre la mia firma. Personalmente intendo fare sempre un tipo di informazione corretta. Abbiamo raccolto le lagnanze, le doglianze dei lavoratori e delle lavoratrici di Megagest, della filiale appunto di Via Medaglie d'Oro a Taranto, e quindi era anche giusto confrontarsi con il direttore, nella fattispecie Vincenzo De Angelis, proprio per sapere se quelle lagnanze relative appunto alla mancata retribuzione nei festivi, ai corsi di formazione a distanza e ai trasferimenti cosiddetti punitivi, per vedere se queste cose corrispondessero alla verità. Ho dovuto fare un inseguimento, il direttore si è rifiutato di rispondere. Le immagini parlano da sole. Evviva la democrazia, questo evidentemente è il rispetto che si ha e nei confronti dei lavoratori e nei confronti dei media, perché noi abbiamo cercato soltanto di tutelarlo, di far sì che lui potesse difendersi dialetticamente, ma evidentemente non aveva gli strumenti e i mezzi per poter far valere le sue ragioni. Penso che sia molto evidente, non sapeva cosa dire e ha preferito tacere. Volevamo solo sapere perché è peccato che... Non lo so, guarda. Come lei, il direttore non lo sa. E a chi la devo rivolgere? Non lo so, si informi lei. Ai clienti che passano? No, lei scusi. Scusi, lei è un direttore. Sì, i lavoratori non vengono retribuiti i festivi. I trasferimenti? E a chi? Ma esiste un ufficio del personale, non è a me che deve fare... È il responsabile. Ripeto, le auguro. Vabbè, anche a lei, però, sì, sì, i corsi di formazione a 200 km, i trasferimenti, vabbè, non vuole rispondere.